Buongiorno camminatori. Allora, la notte passata in tenda è andata bene, ha piovuto un po' stanotte, quindi abbiamo testato anche la Nimo, non fa acqua da nessuna parte, vabbè, non ci si aspettava altro. C'è il sole, ma non su questo versante, quindi un po' freddino stamattina. Ho temporeggiato anche un attimo proprio perché sentivo che la temperatura era abbastanza bassa fuori. Ma adesso è arrivato il momento di uscire da questo posto. Salire sulla montagna e soprattutto trovare un punto in cui prendere il telefono così posso avvisare che sono vivo. Ma finalmente un sentiero che si vede. Allora, questo 722 ci porta fino a Perda Lettu Picinnu, sarebbe la punta del monte più vicino a noi. E da lì andremo verso Punta la Marmora, tagliando per un sentiero che, come al solito, non esiste. Sono su Perna Piccinu, si sta alzando il maestrale, infatti mi sono dovuto tipo abbassare dietro le rocce per non beccare troppo vento. Ora mi alzo e faccio una ripresa così vi faccio vedere il panorama. Siamo bassi, è 1200, però già è fichissimo. Il paesaggio è brullo, ci sono felci, rocce, pochi alberi, giusto qualche leccio, credo che siano lecci quelli secolari. Ho visto anche un lavoro di rimpiantumamento, rimpiantuma, è giusto. Vabbè, stanno ripiantando gli alberi sull'altro versante. Vedo da qui delle strade di fronte a me con qualche piccola malga, penso per i pastori. E la cosa che mi stupisce è che siamo comunque bassi, cioè siamo, boh, saremo 1400, non di più, e sembra di stare ai 1800, ai 1900, cioè l'ambiente è proprio di alta montagna. La Marmora perché c'era un vento come immaginavo, c'è pure il maestrale, quindi una forza proprio lì su. E adesso sto scendendo. Il percorso di discesa è più carino di quello di salita dall'altro lato, anche perché questa qui è quella che è più battuta, mi hanno detto, è la parte da fondi. E quindi ora scendo e devo capire dove passerò la notte, ma troveremo. Sono un po' distante perché ho fatto poca strada stamattina. Ero un po' stanco, devo dire la verità. Però dai, ora mi sento meglio. Ho fatto una pausetta, caffè, cioccolata e via. Seguendo la traccia si trova un'altra area picnic che non mi aspettavo. Quando vedete quelle scalette con dei recinti, a volte sono delle aree picnic. Tipo questa, con tanto di tavoli, sorgente, e questa è la vera chicca. Qualcuno ci ha lasciato pure la caffettiera. Se avete il caffè, ve lo potete fare. Ho preso il vialone che c'è sotto l'ultima cresta perché c'è tantissimo vento e stavo diventando scemo. Poi questo è anche il versante che guarda a est, quindi prende un po' meno di maestrale. Faceva veramente freddo, ho dovuto mettere anche la giacca a vento, stavo morendo. Ho visto gente che mi passava vicino a mezze maniche, tedeschi ovviamente, non capirò mai. Noi arriviamo da questa bella strada carrabile, no? Dovete guardare a destra perché a un certo punto sotto questo bel castagno troverete questo cartello: Quile sa fundana vritta. E quindi c'è anche un bel GTG sotto. Il sentiero è questo. Andiamo. Ecco il Quile, o almeno quello che ne resta. Quile penso che stia per ovile. Lì dietro ci sono dei ruderi. E invece questo è
il cuile. È pure chiuso. Beh, ragazzi, guardate il chiavistello originale, originale nel senso che ce l'avevo solo qua. Poi richiudo. Si sa mai, entra qualcuno. Eccolo. Diciamo che dormire qua ci vuole coraggio. Io penso che metterò la tenda fuori e dormirò beatamente fuori, anche perché se ripiove come ieri sera sono cazzi. Preferisco mettere la tenda. Questa seconda tappa, devo dire, panoramica, tracciata anche meglio della prima, è un po' più lunga, sicuramente faticosa, molto faticosa, ma almeno diciamo si è su sentieri. L'acqua c'è. Forse è qua dove troviamo più acqua, dovete soffrire un po' fino alla vetta, poi dopo la vetta ci sono fonti dovunque. L'unica cosa è che ho beccato un maestrale freddo che mi ha fatto venire mal di testa di quelli proprio belli. Non è tanto per il freddo perché comunque ero coperto, a un certo punto ho tirato fuori la felpa, la giacca antipioggia addirittura. Però è proprio il rumore e il vento continuo mi ha fatto venire un gran mal di testa. Quindi ora credo che leggerò due righe e mi metterò a dormire. E ora chiudiamo questo GTG domani. Ciao!